personaggio sicuramente più importante dell'isola, non solo dal punto di vista politico. Parlo del dottor Renzo Marcella, sindaco, non so fino a che giorno, di Ischia e consigliere regionale. Questo oggi volevo fare i saluti sportivi. Dobbiamo dire anche lei, come sindaco, può rimanere soddisfatti questo fine 85. Sì, certamente, perché noi siamo partiti in una situazione molto precaria a livello di società, a livello di squadra, e successivamente si è riuscito a trovare un'armonia, un ambiente, un'amalgama che è riuscita a dare anche dei risultati molto positivi. 85 si è concluso con l'inaugurazione di un meraviglioso palazzetto dello sport, il famoso pallone intestato intitolato alla povera Federica Taglialatela, che rimarrà sempre ovviamente nei cuori di tutti gli isolani. E l'86 credo che sia un altro anno importante, per un altro appuntamento per una consegna di impianti sportivi, il campo di calcio, l'ha promessa anche la nostra intervista alcune settimane fa. Sì, credo per la verità che noi, senza fare atteggiamenti molto presuntuosi, ma fotografando realisticamente l'iter amministrativo delle nostre opere, non sarà l'85 solo la consegna del campo sportivo. In un breve periodo, direi di 5-6 anni, siamo riusciti a dotare di impianti la nostra municipalità, che sulla carta all'epoca alcuni sostenevano erano solamente progetti faraonici. In conclusione, 86, che cosa si augura? Beh, io mi auguro di continuare su questa strada con maggiore impegno. Nel paese esiste una grossa difficoltà, la difficoltà occupazionale giovanile, non ci dobbiamo, cioè, mettere in testa che su questa direzione dobbiamo marciare tutti quanti insieme, dagli uomini politici agli imprenditori, alle parti sociali, perché questa crescita della disoccupazione non crei tensioni sociali, e l'86 deve essere una risposta soprattutto a questa tentativa, a questo fenomeno che esiste, che aumenta e rispetto al quale noi dobbiamo dare delle puntuali risposte positive amministrativamente e non in termini di chiacchierologia politica.